Carlo Di Michele, dirigente scolastico del Tito Acerbo, una scuola che ha sicuramente un grande passato, però ha un bellissimo presente e guarda tanto al futuro. Sì, è una scuola sicuramente ben radicata nel passato, nella storia della nostra città di Pescara. È una scuola dove si sono formate intere generazioni di ragazzi, poi diventati professionisti, anche di successo. È la scuola di Federico Caffè, è sempre bello ricordarlo. Però è una scuola che ha lo sguardo rivolto al futuro, nel senso che tiene conto dei tanti cambiamenti che stanno avvenendo nella società, in particolare in quelli che sono i settori di riferimento della scuola, quindi l'ambiente, il turismo, l'economia. Per cui le scelte degli ultimi anni sono andate anche nella direzione appunto di una scuola capace di formare dei ragazzi in grado di vivere da protagonisti non il passato ma il presente e il futuro. Quanti sono gli studenti? Gli studenti sono circa 1400, abbiamo 170-180 insegnanti, una quarantina di personale non docente. È un vero e proprio villaggio, un paese devo dire. E devo dire che anche la forma di questa scuola, di queste due palazzine con gli spazi verdi, gli spazi sportivi, contribuiscono a creare un senso di appartenenza che poi è anche un'eredità del passato. Essere dell'Acerbo viene riconosciuto da tutti come un fatto identitario, di appartenenza, ma non appunto nostalgico, ma come il riconoscimento di qualcosa che ha lasciato una traccia nella propria formazione. E questo lo riconoscono anche, lo sentono i ragazzi che vivono la nostra scuola, il personale che lavora nella nostra scuola. A questo sicuramente contribuisce la location, l'edificio storico, ma contribuiscono anche i laboratori, gli spazi verdi. Ci stiamo muovendo anche per creare dei nuovi ambienti didattici all'aperto. Abbiamo acquistato dei gazebo, delle tensostrutture, i nostri laboratori all'avanguardia. Ecco, tutto questo contribuisce a un clima di lavoro nella nostra scuola, per cui essere dell'Acerbo appunto da questo punto di vista, ripeto, non in maniera nostalgica, è come qualcosa che rassicura e dà il senso di un percorso possibile, di una fiducia nel futuro. Ecco, rassicurare per guardare con fiducia il futuro. Parliamo dell'orientamento, aspetto molto importante della scuola, un orientamento che però deve fare i conti con la pandemia purtroppo. Patrizia Scarcella, lei si occupa proprio dell'orientamento. Sì, siamo in pandemia, ancora in emergenza, però noi siamo qui. Siamo qui per accogliervi, per darvi tutte le risposte a tutte le domande possibili, perché ci accorgiamo magari in questo periodo di maggiore così criticità che le famiglie hanno bisogno di essere rassicurate sul futuro dei propri figli. Quindi noi abbiamo un'offerta formativa ampissima e ci preoccupiamo affinché le scelte siano responsabili, maturate, ragionate. Infatti siamo lì attenti anche ad accoglierli nella nostra scuola, gli alunni delle terze medie, per poterli così presentare sotto forma di flash naturalmente quelle che sono le materie professionalizzanti, quelle con cui che loro andranno a conoscere, che sembrano così difficili, invece cominciandole appunto dal primo anno con molta responsabilità, molto impegno, molta volontà, lo diciamo, è una scuola dove si studia, l'istruzione tecnica è stata rivalutata tantissimo negli anni, noi infatti abbiamo avuto proprio un boom di iscritti proprio perché l'occupazione in tempi diciamo immediati, futuri, potrà essere garantita. E non solo l'occupazione, ci teniamo a dirlo, il diploma poi non è solo spendibile nel mondo del lavoro, ma permette poi la frequenza dei corsi universitari, quindi i ragazzi da noi si laureano, dopo il quinquennio scelgono di fare l'università.
Parliamo di progetti europei con la referente anche dell'Erasmus, la professoressa Marilia De Dominicis. Volevo illustrare che nella nostra scuola abbiamo il finanziamento di ben due progetti europei, un K2, un FlipCreate basato sulla Flipped Classroom e sulle nuove tecnologie e l'utilizzo della creatività. Siamo una partnership europea molto estesa, molto ricca, dove collaborano oltre a scuole anche le università. E il nostro scopo è soprattutto quello di riuscire a integrare queste nuove tecnologie e questo utilizzo della Flipped Classroom tra i ragazzi della nostra scuola. Mentre abbiamo anche un altro progetto europeo, l'accreditamento KA1, cittadinanza attiva, dove parteciperanno sia studenti che insegnanti, che il dirigente scolastico e il personale ATA, per la creazione di un centro civico basato sulla cittadinanza attiva, dove potremmo svolgere attività non solo ludiche ma anche educative, soprattutto di integrazione. È un'attività che durerà per ben 7 anni e quindi un progetto esteso a livello europeo, dove andremo a visitare nei vari paesi questi centri civici che potremmo prenderli come esempio e utilizzarli nella nostra scuola, in questo centro civico che cercheremo di aprire, che è stata una abitazione confiscata alla mafia e sarà presso la città di Montesilvano. Speriamo di riuscire a riprendere questo cammino, questo processo verso l'Europa, in quanto siamo stati sicuramente bloccati per 2 anni dal Covid. Però la nostra scuola è molto attiva e molto presente nei progetti Erasmus e soprattutto nell'internazionalizzazione a 360 gradi a livello europeo. Il Tito Acerbo è una scuola aperta all'interculturalità. Ne parliamo con la docente, l'insegnante Olga Sabelli, che è la referente delle certificazioni linguistiche. Io mi occupo delle certificazioni linguistiche internazionali della lingua inglese, Cambridge. Ma in questa circostanza intendo sottolineare che l'Istituto Tecnico Tito Acerbo offre delle certificazioni linguistiche in tutte le lingue che vengono studiate ed affrontate, e cioè la lingua inglese, la lingua francese, la lingua tedesca e la lingua spagnola. L'Istituto Acerbo prevede dei corsi di preparazione alla certificazione che culminano negli esami finali che consentono di acquisire delle certificazioni spendibili nel mondo del lavoro, espendibili nel mondo scolastico e nel futuro mondo professionale. Costituiscono un valore aggiunto nella preparazione, nella formazione dei nostri ragazzi. Costituiscono un'opportunità di inserimento nei propri curriculum vitae e sono richiesti dalle aziende sia del settore privato ma anche del settore pubblico, che all'interno dei concorsi inseriscono l'acquisizione e lo sviluppo delle abilità comunicative nella lingua. In tutte e quattro le sfere, nella scrittura, nella lingua orale, nell'ascolto e nella produzione personale. E proprio l'internazionalità della nostra scuola, per esempio, ha trovato un enorme successo e risonanza in una delle nostre ultime, per esempio, partecipazioni al progetto Eco Boat Race all'interno di Maker Faire, che è l'edizione internazionale ed europea dell'innovazione e della creatività. Parliamo di CAT, siamo in un laboratorio, cosa significa per un ragazzo intraprendere questo percorso formativo? Ne parliamo col professor Giovanni Colasante e Nicola Di Bartolomeo. Partiamo da lei, Di Bartolomeo. Sì, allora, il CAT è un termine spesso sconosciuto, in realtà sono i geometri. Quindi in questa scuola c'è la tradizione antica dei geometri che lavorano sul territorio e hanno grosse possibilità di lavoro, dall'intraprendere una professione tecnica, quindi aprire uno studio di geometri, al lavoro presso le imprese. E diciamo che oggi
si prospettano dei tempi buoni, dei tempi ottimi, perché sappiamo tutti che arriveranno dei soldi dall'Europa, soldi che saranno investiti soprattutto nell'edilizia, no? Oggi parliamo di super bonus e sono tutte opere che riguarderanno i geometri, quindi è bene iscriversi a questa scuola. Sì, noi cerchiamo chiaramente di aggiornarci con l'evoluzione anche della tecnologia e con quello che è il mercato del lavoro. Per quanto riguarda il laboratorio di progettazione, ad esempio, abbiamo non soltanto le macchine per ogni singolo studente, ma abbiamo anche i software professionali di cui la nostra scuola si è dotata, software sia di disegno CAD assistito al computer bidimensionale che disegno 3D BIM, che è diciamo la nuova metodologia di progettazione. E abbiamo anche, per quanto riguarda il laboratorio di topografia, oltre a diciamo degli strumenti tipo stazione totale, quindi per il rilievo elettronico di angoli e distanze, abbiamo ricevitori satellitari GPS, abbiamo un drone per il rilievo con da macchina fotografica, poi appunto la presa può essere sia aerea come nel caso del drone, ma può essere anche da terra. Abbiamo i software necessari per poi elaborare queste immagini. E inoltre, recentemente, poco prima della pandemia, abbiamo partecipato a un PON. I fondi che sono stati erogati al nostro istituto sono serviti per comprare una macchina laser scansione 3D e anche qui chiaramente le applicazioni software necessarie per poi elaborare i dati. Quindi i nostri studenti vengono formati sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico a rilevare ciò che è il territorio, ciò che è costruito e quindi anche non soltanto quello che di nuovo bisogna progettare, ma anche quello che è da manutenere, da mettere in sicurezza, che è poi diciamo l'esigenza primaria che sentite attualmente. E dai laboratori torniamo in presidenza e ci soffermiamo ancora qualche istante con il dirigente scolastico per parlare del rilancio dell'istruzione tecnica. PNRR, che il governo sta approvando in questi giorni, indica con chiarezza l'importanza del rilancio dell'istruzione tecnica. Questo perché le competenze in questo settore, un certo tipo di competenze, sono particolarmente decisive per quel capitale umano che costituisce la base del rilancio dell'economia italiana. Sono competenze che si acquisiscono soprattutto nei nostri istituti e da questo punto di vista credo che sia proprio importante focalizzare l'attenzione su questi percorsi. I nostri settori, economia, turismo, ambiente, sono tra l'altro settori strategici per l'economia del nostro paese. Di questo vorremmo parlare anche in un convegno a gennaio, in cui anche coinvolgendo i partner che la scuola ha per i percorsi di alternanza scuola-lavoro, PCTO, eccetera, proprio per rendere più chiara l'importanza di una sinergia tra scuola e mondo del lavoro. E questo non esclude la possibilità di proseguire il proprio percorso nell'università, ma ci vuole veramente una grande alleanza tra questi soggetti, scuola, università, mondo del lavoro. Anna Cecilia Serafini, lei si occupa di comunicazione di questa scuola. Ecco, come comunica il Tito Acerbo? Questa scuola crea un forte senso di appartenenza. Io come rappresentante diciamo, del corpo docenti posso dire che ho scelto di rimanere in questa scuola perché ho trovato un team di colleghi pronti a mettersi in gioco, pronti ad uscire dal semplice ruolo della docenza e a partecipare e a creare tanti progetti e iniziative ai quali poi gli studenti partecipano. Questo credo che sia il plus della nostra scuola. Noi attraverso la comunicazione, la campagna promozionale della scuola che abbiamo realizzato negli ultimi anni, proponendo ecco, la campagna della mela, è una campagna pubblicitaria che abbiamo denominato il frutto acerbo, chiaramente giocando sul nome della nostra scuola. Questa campagna rappresenta quello che è realmente la scuola, quello che è realmente l'Istituto Acerbo, un ambiente fresco, giovane, stimolante,
in cui si lavora tanto, ma ci sono anche tanti momenti di svago o comunque di forte crescita per i ragazzi, e noi passiamo attraverso le strategie didattiche più innovative, perché comunque non dimentichiamo che è una scuola di indirizzo tecnologico, e anche come reazione alla pandemia siamo stati i primi ad andare online. Il giorno dopo la chiusura delle scuole eravamo già in Meet con i nostri ragazzi, quindi questo rappresenta tanto di quello che si può trovare qui al Tito Acerbo. E per concludere, la parola a loro, agli studenti. Questa è una rappresentanza degli studenti del triennio. Ed iniziamo da... Io sono uno dei quattro rappresentanti d'istituto, appunto, del Tito Acerbo di Pescara. E noi riteniamo comunque che sia un'ottima scuola per la grande quantità di corsi che si tengono, come ad esempio PON e tantissimi altri progetti super interessanti. E noi comunque, in qualità di rappresentanti di istituto, cerchiamo di migliorare la nostra scuola sotto tutti i punti di vista, organizzando per esempio degli eventi sportivi come di basket, calcio o pallavolo, calcio a 5, per migliorare la nostra scuola e per renderla più gradevole a tutti quanti. Insomma, una scuola molto attiva, altri rappresentanti di istituto. Io mi sposto invece qui. Luca Cocchini, frequentante del corso FM, e la nostra scuola è una scuola differente dalle altre perché, nonostante la pandemia, è riuscita a portare avanti delle attività extrascolastiche, come per esempio il PCTO, un'attività molto importante per le competenze degli studenti, perché è un progetto che permette agli studenti stessi, agli alunni dell'istituto, di acquisire competenze pratiche che possono poi sfruttare anche nel mondo lavorativo. E personalmente noi alunni del corso AFM abbiamo simulato la creazione di un'azienda rinnovabile che andasse ad offrire dei servizi rinnovabili a favore del pianeta, per preservare la sostenibilità del pianeta stesso, collaborando anche con un'azienda operante nel nostro territorio, che è la Passeri Technologies, che si occupa di offrire dei servizi e dei prodotti al fine di ottimizzare il consumo energetico e l'energia solare. Proseguiamo. Sono Francesco e frequento l'indirizzo TDL, che è una diramazione del CAT. In particolare, in questo indirizzo ci viene data l'opportunità di apprendere le basi per quello che sarà poi la professione lavorativa, e ci è consentito e ci è permesso utilizzare anche numerosi strumenti di alta gamma come stazioni totali, laser scanner, droni e stampanti 3D. Personalmente ho avuto modo di partecipare a numerosi progetti a cui ho partecipato grazie all'Acerbo, tra cui progetti di Open Day e progetti anche in altre regioni italiane. Benissimo, e a concludere mi sposto, passo davanti, prego. Buongiorno, io sono Giorgio e oltre alla formazione da futuro ingegnere, la nostra scuola ci permette di partecipare a numerosi progetti europei che personalmente mi hanno portato a conoscere nuove realtà di scuole italiane e alla vincita di premi come droni, tablet, eccetera. Complimenti, che dire, il Tito Acerbo è davvero una scuola che guarda al futuro ed è la scuola del futuro. Mordi il tuo futuro!